Salve amici di GamersCritic.it, qui il vostro buon Tux, che vi fa ovviamente un felice augurio di buon Natale, buone feste, buon Capodanno, buona Epifania, basta. E come non si può festeggiare il Natale se non attraverso una bella sfilza di baggianate? Infatti, se ci sono dei siti che vanno magari a vedere le mail più strane che hanno ricevuto, i commenti più stupidi che hanno letto, qua noi di Gamers Critic, che vogliamo sempre fare cose originali, andiamo a fare un passo in avanti. Oggi voglio parlarvi infatti delle... keywords. Spiegare cosa sono le keywords è facilissimo. In pratica, tutte le volte che noi ci mettiamo a digitare su Google cercando affannosamente un qualche cosa, scriviamo delle parole chiave che riportano poi a tutti i vari siti ad esse correlate. Oggi voglio darvi infatti un piccolo esempio di parole che nel corso dell'anno appena passato la gente ha scritto su Google e che hanno riportato magicamente e secondo qualche strana legge fisica, chimica o paragnotica della quale non sono a conoscenza sul nostro sito gamerscritic.it. Quindi voi direte, e beh, cosa ci sarà? Una serie di parole dedicate ai videogiochi, Assassin's Creed 3 Walkthrough o COD Skifus, Modern Warfare Cac. No, ci sono queste cose, ma ci sono delle parole. Prendiamo quindi il sacro papiro e proviamo insieme quantomeno a trovare un senso a questa serie, a questa sfilza di parole a caso che però hanno a che fare col mondo dei videogiochi in maniera che non so. Dunque, costruire con gli stecchi dei ghiaccioli. Beh, ovvio, chi di noi non ha mai costruito qualcosa mentre giocava con il suo pad? E soprattutto con gli stecchi dei ghiaccioli, che io fino a oggi avevo sempre solo creduto essere utili per tenere il ghiacciolo oppure per ravanare nell'escremento di cane che rimaneva sotto la suola. Si possono fare anche delle costruzioni. Volatili 3D! Sarà un nuovo film della Pixar. Quando esce? Ah beh, come sempre chiedono ovviamente le date d'uscita. Quando esce WW13 dai neri? Cos'è, un momento di razzismo? Ma poi non credo che siano tutti neri in THQ. Vabbè. Come Balotelli in Football Manager 2012? Credo che sia sempre uguale a Balotelli. Giochi PC nazisti americani sovietici. Nazisti. Schillare da sparo. Può essere qualsiasi tipo di gioco. Borderlands 2. Ah, e come non parlare di bene di un gioco come Borderlands 2? Cosa chiederà? Chiederà come sempre gli alberi con tutte le varie skill, come andare avanti. Borderlands 2, non fare danni. Come si fa a non fare danni a Borderlands 2? Come si fa in un Borderlands qualsiasi a chiedere come fare per non fare danni? Un gioco dove l'unica cosa è distruggere tutto quello che ti passa dallo schermo. Cosa significa ABES? Giochi carcerari 360. Non so quanti giochi carcerari esistono. Credo The Suffering e quella ciofecata di Prison Break. Giochi di fucile a pompa. E questo è ripetuto. C'è qualcuno che va a cercare giochi unicamente basati su lo shotgun. Sarà Barry Burton. Oh, ci sono poi gli appassionati di quelle belle passeggiate autunnali. Infatti c'è chi cerca: iniziano a sbucare i funghi. Questo è l'unico fungo che posso pensare correlato al sito. Ma lo tengo da parte perché mi sa che dopo questo video una vita in più mi sarà necessaria. Filmati mitragliatruci! Ma vi immaginate? Cioè è bellissimo da dire! Un'arma che si chiama la mitragliatruce! Fantastico.
Vegetazione post-apocalittica. Orca miseria, cioè vabbè che c'era la fine del mondo, però prepararsi a fare le piantine per fine del mondo mi sembra esagerato. Soprattutto cosa c'entra col sito? Modelli senza capelli. Ho fatto anche la rima. Tutte le scatole Lego che esistono. Credo parecchie, ma credo che si possano andare a vedere sul sito della Lego e non sul Gamers Critic. Ma vabbè, se volete vi posso dire tante. Giochi matti cecchino. Come può essere un gioco matto e con un cecchino nello stesso tempo? Boh, c'è un matto che fa il cecchino? No, mio Dio, spero di no. Vabbè, Diablo 3 schifo. E qua apriamo un altro grande portone. Tutti infatti, spesso e volentieri, andiamo a cercare su Google cose tipo gioco X bello, gioco X schifoso, perché ci sembra schifoso, ma ci vergogniamo forse nel dirlo. Quindi scriviamo pian pianino una cosetta e proviamo a cercare in giro se qualcuno la pensa come noi. Celebrità, ops! Palette toni marrone! Una ricerca proprio di toni all'insegna dell'allegria e della felicità. Sfondo triste, e qua deve essere lo stesso. Skylanders, oh gli Skylanders, nuovi vecchia. Nuovi vecchia. Nel senso che hanno sbagliato a scrivere nuovi e vecchi, non credo, perché c'è una lettera in più alla fine di vecchia. Gli Skylanders è una vecchia, è la Befana, mettiamo così. Campi da tennis famosi. Ovvio, no? Dove trovo le mucche? Ah, e qua apriamo un altro portone. Le richieste su Farming Simulator. Allora, vi dico, in Farming Simulator, anche se è un giochino molto carino, è fatto magari non propriamente schifoso in termini di grafica, ha un suo tutorial e ha una sua guida interattiva, compreso anche il librettino, che potete leggere e andare a vedere tutte le spiegazioni delle cose. No, siamo costellati e coperti fino al naso di richieste del tipo: non vedo le mucche in Farming Simulator, non vedo le pecore in Farming Simulator, come compro le pecore in Farming Simulator, come faccio a coltivare le patate in Farming Simulator, come faccio a coltivare le piante officinali in Farming Simulator, come faccio a guadagnare dei soldi in Farming Simulator, come faccio a fare... Ma se non sapete queste cose, perché giocate a Farming Simulator? Video sul come presentarsi in inglese. Hi. Nazista con bazooka. Questo è per contrapporsi al nazista di prima. C'è il nazista con il bazooka. Piante luminose. Cos'è, un OGM particolare che... Mamma mia. Portami via Eurospin. Da chi è prodotta? Credo dall'Eurospin. E credo che si trovi qua questa richiesta per la mia insana abitudine di paragonare giochi magari abbastanza economici con la famosa catena. Chiedo scusa alla catena, vi rispondo dicendovi che Portami via è prodotto dall'Eurospin. Calendario d'avvento Formula 1, ma perché? Jurassic Park gioco matti. Matti è Jurassic Park. Si intendono quello dei Telltale. Meglio che non dica nulla. Spero solo che a questo punto non siano i matti col cecchino Rabbids travestiti di Halloween. Halloween. Costruzioni pupazzi. Vi do un consiglio: fatelo con gli stecchi dei ghiaccioli a questo punto. Perché in Modern Warfare 3 per Xbox i vetri non si rompono? Perché in tanti giochi se uno spara gli elementi dello scenario non si rompono, perché sono fatti in Kevlar. Quel materiale sapete che si usa per fare i giubbotti antiproiettili? Ecco, quei vetri sono fatti così, sono fatti esattamente in quel modo.
cuffie bianche che si vendono a Kiev. Cioè, a Kiev esistono delle cuffie particolari che non si vendono da altre parti del mondo. Cuffie russe. Gioco PC dove puoi fare a pezzi la gente. Siete dei maniaci voi. Vergogna. Chiccato da tutti i server di Battlefield 3. Ragazzo mio, se sei un cittone, non può che capitarti questo. Tette gonfiabili. Non dico altro. Tettone gonfiabili, ma basta, pervertiti. Ma che cos'è? Cioè, proprio su GamerScript andate a cercare le bocce delle signore. Vabbè. Buon Natale dal West. Oh, buon Natale, figliolo. Dal West. Come allevare uno zombie? Allora, potrebbe essere un'idea per un buon connubio tra Resident Evil e Farming Simulator, un gioco dove si allevano zombie. Ma sinceramente c'è gente che cerca come allevare uno zombie? In casa? O tipo Tamagotchi? Boh, gli dai, gli cambi l'acqua, gli dai qualche pezzo umano da mangiare ogni tanto, eviti che ti mangi lui. E non credo che abbia tutti questi altri bisogni lo zombie. Non so se va a fare la cacca. Non credo, non ho mai avuto questo problema di pensare alle funzioni biologiche di uno zombie. Solitamente gli si spara nella capoccia e basta. Non ho pensato a allevamenti intensivi di non morti. Perché? Ma andiamo avanti. Assassin's Creed 3. Io l'ho prenotato, però non trovo. Ma è scritto in giapponese probabilmente. Boh, ma... Lercio. Tutto qua? Lercio, lavati. Non so, che altro devo dire? Scosciate bestiali. Orca miseria. Su GamerScript, guardate, è pieno di foto della Fennec. Sirius Sam gira su stesso. Ora, o stesso è un sistema operativo del quale ignoro l'esistenza, oppure intendono che Sirius Sam gira su se stesso? Probabilmente bisognerebbe evitare di tenere il mouse in una certa direzione, ma anche spostarlo un po' nell'altra. Se invece gira effettivamente su se stesso e basta, potrebbe essere un serio baghettone. Ma tanto non gira su se stesso, gira su stesso, quindi va bene. Zumba. Oh, è qua. Si apre il portone più grande. Le ricerche su Zumba Fitness, ragazzi, non avete idea. Zumba Wii, calorie perse. Quante calorie si saranno perse con una sessione unica di Zumba? Ah, guarda, io sono dimagrito. Prima ero 130 kg, poi ho giocato due volte a Zumba. Fantastico. Impossibile fermare Ronaldo a FIFA 13. Ecco, questo è il motivo per cui io, lo ammetto, sono più pessaro che fifaro. Perché in PES abbattere la gente come birilli, come se fosse più uno Street Fighter piuttosto che un gioco di calcio, è molto più semplice. Diventare come Layton. Questo è facile, basta che ti compri un cilindro grosso così e poi cominci a girare la tua città chiedendo di risolvere il primo omicidio che passa. E invece di fare delle deduzioni ti metti, che ne so, a fare le griglie con i numeri da cambiare, oppure a unire le cose in modo logico, oppure tutto questo genere di cose, saranno felicissimi. Draghi sul computer. Ah, che bello. Beh, come sfondo, sì. No, credo di aver detto male. Draghi sul spec computer. Sì, per chi non lo sapesse, c'è un computer che è interamente realizzato di spec, proprio il salume, e vi lascio solo immaginare due cose. Una,
Quando il computer si surriscalda, l'odore che si propaga per la stanza. 2. Quando magari uno ha fatto una sessione multiplayer della quale si vergogna perché ha fatto schifus e vuole rosicare, può prendere direttamente il computer acceso e inglobarlo, perché tanto ha anche il suo bel sapore. Lo trovate, penso, in Alto Adige, vendono quelli, gli spec computer. Videogiochi romani! Ma nel senso dell'antica Roma o nel senso di videogiochi romani? Non lo sapremo mai. Un utente poi vuole farci una rivelazione straordinaria. Metro 2033 esiste! Wow! Foto di oggetti di potere! Pronti! Ragnatela in testa! Ma che schifo! Ma... Grazie! Pippe dalle re! Che cosa? Addio! I miei occhi bruciano! E su queste note vi auguro ancora un buon Natale e buone feste dal sito gamerscritic.it, dalla parte dei videogiocatori. Alla prossima dal vostro Tux.